ricordare il primo collegamento radioelettrico, compiuto con tanta fede, da Guglielmo Marconi, 50 anni fa, è un dovere, pensando a tutti gli sviluppi di 40 persone in questo mezzo secolo. I servizi radioelettrici, che rappresentano un settore importantissimo del mio ministero, hanno un nome, Guglielmo Marconi, colui cioè che con il suo genio creativo ha fatto alla umanità il grande dono della radio. Così ha detto Spataro. Raccogliamo l'invito del ministro commemorando con le immagini di allora ciò che avvenne mezzo secolo fa. Guglielmo Marconi aveva 27 anni. Fin dal 96 aveva brevettato in Inghilterra la telegrafia senza fili. Da quel giorno e per tutta la vita, nei suoi laboratori di terra e da bordo dell'Elettra, egli seguitò ad approfondire i segreti della natura che aveva messo al servizio degli uomini. Nel 1901 la traversata dell'Atlantico doveva essere il collaudo della radio. L'antenna a ombrello sul trampolino di lancio, Poldhu, in Cornovaglia, fu la prima stazione ultrapotente. Marconi scelse una lunghezza d'onda di 2000 metri. 2000 miglia di oceano separano Poldhu dalla torre di Caboto, Terranova, dove Marconi aveva stabilito la stazione ricevente. Poldhu doveva trasmettere la lettera S ad intervalli regolari. L'orologio scandisce in silenzio. Il mare urla sulle rive, sorde ai richiami delle lettere. I telegrammi replicano la parola standard. Era convenuto che essa significasse niente. È il 12 dicembre 1901. Standard. Standard ancora. Standard. 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 Ma alle 12.30 di quel giorno giungono i tre punti trasmessi da Poldhu. Quattro torri di legno di 70 metri. Siamo a Tablehead, Nuova Scozia. Qui Marconi ha impiantato la sua nuova stazione. Da Poldhu ha ricevuto una intera trasmissione. È nata la radiotelegrafia tra continenti. Gli inglesi festeggiano l'evento con un solenne alzabandiera. Dalla corazzata Carlo Alberto, che il nostro governo ha messo a disposizione per gli esperimenti, è arrivato anche il tricolore. Su quei ghiacci lontani i marinai festeggiano una vittoria valevole per tutti gli uomini.